Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero già sui social. Cioè, la rassegna è un attimo, sono le 7:05, non vi meritate niente, vi meritate la Venditti su Radio Rai nell'ambito della lotta della destra italiana all'egemonia culturale di sinistra. Vabbè, questa fa ridere, la lotta. Va bene, allora abbiamo 6 questioni da affrontare sui giornali di oggi. La prima è la tragedia di Latina, dove un bracciante irregolare, 4 euro all'ora, ha avuto da prima un'orrenda mutilazione e poi un mancato soccorso ed è morto in modo orribile. Ad aggravare le cose sono giunte le dichiarazioni veramente sconsiderate e irricevibili del padre del suo datore di lavoro, che ha parlato di una leggerezza della vittima che è costata a tutti, quindi quasi addossando a quel povero Cristo la responsabilità della sua stessa morte. Attenzione però, perché se questo è osceno, è ancora più osceno il tentativo di sciacallaggio operato dalla sinistra, una sinistra che omette di fare mea culpa su quella immigrazione fuori controllo che è il contesto dentro cui si collocano tragedie come questa. Attenzione però, perché anche il secondo tema è collegato all'immigrazione ed è una decisione veramente incommentabile, nel senso che uno dovrebbe usare espressioni molto dure, da parte del Consiglio di Stato, che ha bloccato l'invio di 6 motovedette italiane alla Tunisia. Ora, la cosa è contestabile nel merito, di fatto blocca un punto decisivo dell'azione del governo sull'immigrazione, ma ancora di più nel metodo. Tocca al Consiglio di Stato, tocca alla giustizia amministrativa compiere scelte a così alta intensità politica. E terzo tema, quello dell'autonomia. Allora, ancora discussioni, i governatori del nord, in particolare oggi c'è una serie di interviste ben congegnate, va detto, del governatore della Lombardia Fontana, che spiega bene i passi che la sua regione intende compiere e anche i vantaggi per chiunque vorrà usufruire di questo strumento. Però c'è chi spara a palle incatenate contro e vedremo, da destra spara Marcello Veneziani, da sinistra spara naturalmente la Braga, ancora da destra o da centrodestra il governatore calabrese Occhiuto, ignaro però del fatto che suo fratello ha fatto la dichiarazione di voto a favore dai banchi del Senato per Forza Italia. Vabbè, la situazione è questa, vedremo anche dei sondaggi e naturalmente è scatenata Repubblica su questo argomento. Quarto tema, l'Unione Europea, ma come vanno le trattative per i nuovi incarichi europei? I titolari della vecchia maggioranza, diciamo perdenti ma ancora con una maggioranza numerica, non hanno trovato la quadratura. In compenso però minacciano l'Italia, ieri nuove minacce sul MES, oggi un paio di giornali fanno il nome per l'Italia del ministro Fitto e di tutta evidenza, con rispetto per le persone, si tratterebbe della soluzione meno forte politicamente, della soluzione diciamo più scontata e di profilo non certo di super cambiamento a livello europeo, significherebbe occupare una casella PNRR e sta in un angolo, questo è facile. Naturalmente molto spazio per la figuraccia dell'Italia ieri con la Spagna, i campionati europei, come si dice figura di merda in spagnolo, non lo so, ma insomma potrete supplire voi. Ultimo tema è una cosa grossa, niente meno che la parola scisma utilizzata dalla giustizia vaticana per chiamare in causa Monsignor Viguenot, che potremmo con simpatia ribattezzare il cappellano della verità, il cappellano di Belpietro. Naturalmente lo scontro con Bergoglio è al calor bianco, le posizioni di Bergoglio come sapete sono super discutibili, ma quelle di Viganò pure non scherzano, ve lo ricordate, il grande reset, Soros, Bill Gates, Putin ci ha visto giusto, insomma tutta una compilation. La cosa però interessante oggi giornalisticamente è che l'edizione di ieri sera dell'Osservatore Romano non ha niente su questo argomento, quindi il quotidiano ufficiale della Santa Sede
di questo scisma non parla, tanquam non esset, come se non ci fosse. Vabbè, capite insomma che abbiamo un sacco di cose da vedere, a partire da Libero, che ha però oggi una sua esclusiva, perché il nostro Andrea Muzzolon è andato a Monza, nella casa di famiglia dei Salis, a vedere che succede. E che succede? La Salis non esce, ma nessuno la sopporta. È sufficiente farsi un giro per Monza. Neanche i vicini di casa sopportano la Salis, l'anarchica della Brianza. La gelida accoglienza nel quartiere bene di Monza, dove è tornata. Che vergogna averla come rappresentante in Europa. Così l'apertura di Libero, ai cui contenuti verremo tra poco. Il giornale, tutta la verità sull'autonomia, più poteri alle regioni. Il Tempo, sul redivivo Soumahoro che riparla dopo la tragedia di Latina, senti chi parla, dice Il Tempo. E poi la verità sul suo cappellano, scherziamo, naturalmente Viganò. Il Papa processa Viganò, scisma, il nunzio che sulla verità rivelò uno dei più grandi scandali della Chiesa. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, tensione sull'autonomia, riforme, dubbi anche dentro Forza Italia. Dentro Fratelli d'Italia. La UE torna in pressing, ratificate il MES. Domani, autonomia, la destra in crisi di nervi e il referendum ora preoccupa Meloni. Il Fatto Quotidiano, la guerra di secessione, sudisti contro nordisti, e le foto mostrano, da una parte immaginiamo il fronte dei cattivi, Meloni Salvini, dall'altra il fronte dei buoni che sarebbe così organizzato, occhio ai buoni, Michele Emiliano, la Todde della Sardegna, Vicenzo De Luca e Roberto Occhiuto, questi sarebbero i buoni del Fatto. Datevi a corti. È Quotidiano Nazionale, che ha un suo sondaggio dell'Istituto Piepoli. Il premierato piace, dubbi sull'autonomia, vedremo tra pochi numeri. A onor del vero, il governo, secondo questo sondaggio, sarebbe maggioritario in entrambi i casi, in uno solo oltre il 60%, però vedremo. La Stampa, MES, l'UE contro l'Italia, e Giorgetti dice non firmiamo. E infine Repubblica, il lavoro che uccide. E noi, dopo le segnalazioni di Libero, partiremo da qui, perché i due pezzi più indegni della giornata sono quelli, a mio personale avviso, sono quelli proprio di Bruno Giordano su Repubblica e di Pino Corrias sul Fatto, che gira, tentano di buttare sulle destre cattive la responsabilità dei fatti di Latina, come del resto oggi Libero prevede nel suo editoriale. E allora partiamo proprio da Libero. Neanche i vicini di casa sopportano la Salis, l'apertura a cui verremo tra poco. Editoriale di chi vi parla sull'ipocrisia della sinistra, proprio la vicenda di Latina, parole orribili quelle del datore di lavoro del povero indiano morto, parole indecenti, oscene, ma a pari grado di oscenità chi cerca di buttare la colpa addosso alla destra, laddove onestamente è stato invece questo governo a ripristinare un reato in materia di caporalato che era stato abrogato nel 16, e ancora più indegno l'atteggiamento ipocrita di chi finge di non capire che è proprio l'immigrazione fuori controllo che porta legioni di persone pronte o ad arruolarsi nell'esercito della criminalità o, come in questo caso, a subire condizioni di lavoro nero di qualunque tipo, anche abbassando gli standard per qualunque tipo di lavoro e di lavoratore. Pagina 2 di Libero. Tommaso Montesano sull'altro caso immigrazione, cioè la decisione contestabilissima del Consiglio di Stato sulle motovedette. Pagina 3, Daniele Dell'Orco sulla sinistra che sfrutta l'indiano morto in due sensi. Per un verso buttando le cose contro la destra, per altro verso con la sortita di Soumahoro che dice allora regolarizziamoli tutti. Simona Pletto però sulle dichiarazioni indecenti del padre del datore di lavoro, che ha incolpato la vittima, ha parlato di leggerezza, questo non va bene. Pagina 5, allora l'esclusiva di Libero, il nostro Andrea Muzzolon che è andato a Monza, presso la casa di famiglia di Salis Pater, diciamo così, e ha scoperto che Nemo Profeta in Salis, diciamo così, non regge nessuno, baristi, avventori, eccetera, cose.
La cronaca è molto divertente e vi potrete fare un'idea. Morigi sullo scisma e le accuse nei confronti di Viviano. Poi autonomia, Rubini. Ecco, ritagliatela questa pagina perché ci sono le 10 questioni e le 10 obiezioni, quindi a volte domande, a volte balle o comunque accuse fiammeggianti rivolte contro l'autonomia, e Rubini risponde in modo molto preciso e è anche un piccolo vademecum sulla riforma. Specchia, nella pagina accanto, fa un utile flashback quando Bonaccini promuoveva la riforma come presidente della regione Emilia, e chi era la sua vicepresidente? Elly Schlein. E allora che facciamo? Naturalmente 5 Stelle già cominciano la litania Sergio non firmare, Mattarella non firmare. Intervista a Renato Schifani che, scegliete voi se per genuina convinzione o per contrapposizione a Occhiuto, con cui da tempo non è in sintonia, è comunque un esponente di Forza Italia che dice, e di Forza Italia del Sud, è governatore della Sicilia, che dice no, la riforma è buona. Senaldi sul caso Gualtieri e tutti contro il sindaco di Roma, nel momento in cui ancora ci sono 78 sezioni senza risposta. Nel taglio basso, irresistibile ieri, il governatore della Toscana, Gianni, che come sapete è una delle passioni di questa rassegna stampa. Allora c'è stato un gran rumore, zona Isola d'Elba, sentito anche in altri punti della Toscana, e Gianni ha fatto 2 tweet e un post su Facebook parlando prima di terremoto, poi dice no, non è un terremoto, poi non è un boom sonico, poi non si sa, vi terrò aggiornati. Cioè, sembrava un account fake, invece è proprio l'account del presidente della regione. Terremoto pure tra i grillini, perché forse aizzati da Grillo stesso si mettono insieme Di Battista e Raggi in polemica con Conte, vi spiega tutto Francesco Storace. 5 Stelle e anche il PD, vi spiega la Mastro Mattei, in trincea per la nuova martire, l'eroina Serena Bortone, che potrebbe perdere il programma Rai. Ecco, questa pagina 13 di Libero, guardate perché poi guardatela perché è piena di cose, di spigolature deliziose, insomma. Deliziose per come sono scritte, ma orribili. Ah, Cremaschi che invoca la ghigliottina per i ricchi e ride in TV. La chiappa fascisti Berizzi che se la prende con Pirandello, naturalmente fascista nella rilettura di Berizzi. La Guerzoni che collega il morto di Latina con il premierato e Donno aspirante Matteotti che dice sono aggredito sui social. Nei commenti, Carioti sulla strategia della sinistra, ammucchiata già da testare in occasione del referendum sull'autonomia. I divorzi all'italiana con pesci in faccia, Ginevra Leganza, in particolare sul caso Virzì Ramazzotti, peraltro ieri non abbiamo valorizzato abbastanza in rassegna un tragicomico pezzo di Stefano Cappellini su Repubblica che diceva oh, ma c'è diritto alla normalità, alla privacy. Quale privacy? Ieri a Ramazzotti ha rilasciato dichiarazioni, tutte le parti, vabbè. Ocone sull'archiviazione per Siri e il silenzio totale dei media, Libero fa eccezione. Ardenza su Hamas, viene fuori che non ci sarebbero nemmeno 50 ostaggi israeliani ancora vivi. Nicolato, ecco, altra cosa molto interessante, si avvicina il 27, prima data del primo dibattito Trump-Biden. Nicolato vi spiega le regole ultra rigide di CNN. Uccideranno il dibattito o servono a salvare i due candidati per evitare che uno dei due, ma forse tutti e due, diciamo, mostrino la tenuta psicofisica non brillante di cui sono titolari? Scegliete voi, vi spiega tutto Nicolato. Queste e molte altre le cose che trovate oggi su Libero. Ricominciamo il giro. Immigrazione divisa in due parti, l'indiano e il Consiglio di Stato. Sull'indiano, i due pezzi veramente brutti della giornata. Insomma, sul Libero avevamo fatto una previsione facile, ma qui si va addirittura oltre. Pino Corrias, nella pagina dei commenti del Fatto, braccia mozzate e morti in mare, schiavi in purezza, e si parte da Conrad perché si parte alti e poi si scagliano i cadaveri addosso alla destra. Dice il colonnello Kurz, creato dal nero inchiostro di Conrad, che bisogna avere uomini capaci di utilizzare i loro primordiali istinti di uccidere senza emozioni, senza passioni, senza discernimento. Quegli uomini li abbiamo, siamo noi.
disposti perfino a rallegrarci per l'eleganza dei vertici convocati dai nostri capi nella piccola Disneyland del G7, con la sua spettacolare teoria di vertici, degustazioni, gite, giochi, musica, circondati da un apparato di sicurezza di 10.000 uomini armati e droni e satelliti, mentre i barconi vanno a fondo. Ma che c'entra? Ma veramente, ma che roba è? Ecco, peggio di questo solo Bruno Giordano su Repubblica, non è l'ex calciatore della Lazio che faceva gol, ma è la firma che Repubblica tira fuori per le questioni dell'immigrazione, e già si parte male. Di fronte al corpo massacrato e abbandonato di Satnam Singh, non fermiamoci all'indignazione. Quello che è successo nell'Agro Pontino, dove un noto politico voleva cambiare il nome di un parco dedicato a Falcone e Borsellino per intitolarlo a Mussolini, è già accaduto altrove. Che c'entra Durigon con Mussolini? Ma mettilo in mezzo. Ma aspetta che non finisce qui, prosegue questo signore. Perché poi c'è anche Lollobrigida da mettere in mezzo. Abbiamo criticato 50 volte Lollobrigida, ma stavolta veramente... Il ministro della sovranità alimentare, in un comunicato stampa, escusatio non petita, ha snocciolato un elenco delle cose realizzate per contrastare lo sfruttamento del lavoro. Ma non ci dice Lollobrigida una cosa fatta per arginare la filiera agricola che costringe i piccoli produttori a vendere i frutti del proprio lavoro alla grande distribuzione, che poi registra ricavi decuplicati rispetto al prezzo d'acquisto? A Cutro il ministro, durante la conferenza stampa per declamare l'omonimo decreto legge, annunciava che le misure nate dalla strage di migranti sarebbero servite a contrastare il caporalato. Ma non ci dice se la misura su quel famoso reato universale per il globo terraqueo, in oltre un anno, abbia contribuito minimamente a far diminuire il numero dei disperati, eccetera, eccetera. Ma che vergogna, dai, insomma. Veramente senza ritegno. Adesso, questo governo... pieno di difetti, tutto quello che volete, ministri macchiette, eccetera. Ma un reato di somministrazione irregolare di manodopera era stato cancellato nel 16, è stato ripristinato da questo governo. Ora, qualunque persona pragmatica sa che non basta scrivere le norme, poi bisogna fare i controlli, ma questa idea che il presidio di sabato sul povero indiano si trasformi in una chiassata contro il governo di Schlein, Conte e Landini è francamente una vergogna. Andiamo sull'altro versante, Consiglio di Stato, vi spiegano bene le cose, cioè la brutta decisione del Consiglio di Stato che si inserisce e si ingerisce in materia politica. Montesano sul Libero, Biloslavo sul Giornale con commento di Alessandro Sallusti e Antonelli sulla Verità. Queste sono le segnalazioni positive che possiamo fare. E invece, come sempre, molto male Avvenire su questi temi, che intanto festeggia a pagina 4, motovedette alla Tunisia, stop dai giudici, tutti contenti. E poi c'è l'editoriale affidato al giurista Flick, che mischia le carte e confonde, come sempre, migranti economici con profughi. Dovere morale di accogliere i diritti di chi fugge da guerra e fame. E ci fa tutto un pippone su come bisogna... Certo che bisogna accogliere chi fugge dalla guerra. Piccolo dettaglio, su 100 richiedenti asilo, quelli che hanno effettivamente diritto a essere trattati come profughi sono 8, 10, 12, quindi... i restanti 88, 90, 92 profughi non sono, ma questo il giurista non ve lo dice. Andiamo all'Unione Europea. Ah, vi ricordate? Qualche giorno fa erano stati Stampa e Corriere, incredibilmente, a dire per il Consiglio Europeo, postazione per la quale i socialisti vogliono un loro esponente, in prima fila il portoghese Costa, si fa anche il nome di Enrico Letta e... con sfregio qualcuno aveva detto a Letta per venire incontro all'Italia, come se a Meloni prende il 28% per trovarsi Enrico Letta al Consiglio Europeo. E oggi Letta riciccia, e riciccia per l'esattezza, aspetta che te lo trovo, eccolo qua, e su Repubblica e sul Giornale. Su Repubblica sono Ciriaco e Anais Ginori a parlarne. Letta lascia Siampo, c'è anche il suo nome per l'incarico all'UE, l'ex premier tra i papabili. Ma evidentemente invece Repubblica lo fa con tifo, con preoccupazione, e a
ad Alberto Signora, pagina 6 del giornale, che dice: spunta la provocazione Letta, il Dem al Consiglio per ridimensionare il commissario italiano. I socialisti che al posto del portoghese Costa potrebbero indicare l'ex segretario del PD Letta. Questo però potrebbe anche comportare un commissario di minor peso per un'Italia già forte del Consiglio. Ma di tutta evidenza sarebbe una fregatura. Posto all'Italia, ma per darlo a un oppositore. E questo ci porta al tema del tentativo di Parigi, Berlino, Bruxelles di stringere Meloni, di comportarsi non bene con l'Italia, e su questo c'è il Corriere della Sera da vedere. Aspetta che lo recuperiamo, pagina 9, Francesca Basso. Roma maltrattata e Giorgetti protesta, ma dall'UE riparte il pressing sul MES. Pezzo di Francesca Basso notevole per due ragioni. Perché? Per un verso parla di un Giorgetti, non ci sono conferme perché il tipo del MES Gramigna ha smentito, di un Giorgetti che si sarebbe lamentato in quella sede. L'Italia ha deciso di far presente anche ai ministri finanziari dell'Eurogruppo l'irritazione per come la Premier è stata trattata durante la cena informale. Ma dopodiché l'ineffabile Gramigna avrebbe ricominciato a dire: beh, allora fate sto MES. Sul MES insiste anche la Stampa, che ci fa il titolo d'apertura, ancora ricominciano, MES, l'UE contro l'Italia, pagina 2, Fondo Salva Stati, l'ultimo scontro, pagina 3, retroscena di Barbera, che propone un Giorgetti che apre alla ratifica del MES se cambia. Ma di tutta evidenza, insomma, a noi pare chiaro, non sempre difendiamo le posizioni del ministro Giorgetti, ma pare chiaro che se tu vai a un'altra riunione del board del MES e dici: beh, voi cambiate, poi noi riapriamo forse la discussione, è evidente che questo è un modo per buttare la palla avanti, non certo per fare una apertura. Quindi, onestamente, presentare come fa Barbera una porta aperta da parte di Giorgetti, laddove a noi la sua posizione sembra un espediente tattico per tenerla chiusa, mi sembra una forzatura. Ma l'Italia alla fine che farà? Par di capire che rinuncerebbe a posizioni forti, e questo secondo due giornali, poi vedremo se sarà effettivamente così. Oggi ci sono due giornali, a onor del vero giornali ostili al governo, che dicono: Meloni si adatta a scegliere Fitto. Francesco Olivo sulla Stampa, pagina 4, Meloni sceglie Fitto, il democristiano che parla con Macron. E anche il Fatto Quotidiano, dove sta, eccolo qua, pagina 8, Giacomo Salvini, Meloni vuole Fitto come garante sul PNRR. Ma tu capisci che se metti Fitto e il portafoglio è il PNRR, che vuol dire? È come mettere una casella, un segnaposto, ma non sembra ci mancherebbe altro, commissario al bilancio, commissario alla concorrenza, insomma le posizioni forti a cui l'Italia avrebbe tutte le ragioni di aspirare. Molto male invece, spiace, ma ormai la deriva è quella, Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, che descrive con dolore la debolezza europea e le mire di Putin, e su questo ha ragione, però darne la colpa a Bardella e alla Le Pen è ridicolo. Semmai Panebianco dovrebbe dare la colpa a chi ha gestito l'Europa per 30 anni e chi, come lui, ha scritto coi violini sull'Europa e sulla cosa europea per 30 anni. Ora Panebianco si duole dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, però all'epoca in tanti festeggiavano qui, ce li siamo tolti i britannici. Adesso Panebianco si accorge che sarebbero stati un utile contrappeso allo statalismo di Bruxelles. E conclusione, se i cittadini europei non si convinceranno che il loro mondo è a rischio, non sarà possibile attrezzare l'Europa in modo che sappia fare con successo i conti con tutto ciò che le si muove intorno. Senza di che democrazia e integrazione continueranno a logorarsi a vicenda. È un favore che non è il caso di fare ai lupi, Putin in testa, i quali, leccandosi i baffi, sognano di fare di noi tutti un sol boccone. E questo è probabilmente vero, però insomma, metterla sul fatto che oddio oddio arrivano Le Pen e Bardella
non cominci. Autonomia. Allora, a favore Schifani sul Libero, e ve l'abbiamo proposto. A favore, e questo sembra l'annuncio di un ritorno in Forza Italia, Maria Stella Gelmini all'ottavo giro del giostra. Che fa la Gelmini? Ora critica Calenda e elogia l'autonomia, la celebra il giornale. Pagina 2 per Francesco Borgia. Gelmini, un errore il no di Azione, finiremmo con Bonelli e Santoro. E dove stavi tesoro fino a 5 minuti fa? Adesso però ci dice che non si può finire con Bonelli e Santoro. Va bene, ritorna la Gelmini. Ma contro l'autonomia molti attacchi da destra e da sinistra. Sulla Verità, mentre Belpietro è a favore e usa argomenti razionali e convincenti, assolutamente contrario Marcello Veneziani, che spara a palle incatenate. Sarà perché sono meridionale, sarà perché da una vita difendo e sostengo l'unità e l'identità nazionale, ma non posso accettare l'autonomia differenziata approvata dalla maggioranza di centrodestra. Mi dissocio e adotto anch'io nel mio piccolo l'autonomia differenziata, ovvero esprimo un pensiero autonomo e mi differenzio dalla loro decisione. Così Veneziani, che si trova allineato però con la signora del PD Chiara Braga, Corriere della Sera. Fermiamola l'autonomia, impatto devastante, così dice la Braga, contrapposta per fortuna a una buona intervista al governatore della Lombardia Fontana, che viene sentito da Marco Cremonesi sul Corriere e rimette le cose a posto anche, diciamo, cronologicamente, oltre che logicamente, dicendo: guarda che noi siamo partiti dalla riforma costituzionale fatta dal centro-sinistra. C'è la vicenda della famiglia Occhiuto. Il governatore calabrese Roberto spara palle incatenate, ma suo fratello Mario ha fatto la dichiarazione di voto a favore dai banchi del Senato per Forza Italia. E naturalmente su tutto questo ci inzuppano il pane un po' di giornali, eccolo qua. Repubblica, fronda anti-autonomia in Forza Italia e scricchiola la Lega al Sud. E qui chi è l'esponente? Ci vuole sempre uno di destra che si consegna a Repubblica per dire: signora mia, abbiamo fatto tanti errori. Oggi alla Bisogna viene convocato Giorgio Mulè. Serviva più tempo per la legge, se sbagliamo il Mezzogiorno ci punirà. I sondaggi. Secondo il Quotidiano Nazionale l'autonomia va meno bene del premierato, ma tutte e due sarebbero sopra il 50%. Il sondaggio di Piepoli, pagina 2. È d'accordo con l'autonomia differenziata? Molto, 19%, abbastanza 35%, quindi in totale fa 54%. Premierato, è d'accordo? Molto, 25%, abbastanza 36%, totale fa 61%. Quindi premierato sopra il 60, autonomia al 54 secondo il Quotidiano Nazionale. A favore anche il professor Cassese, sentito dalla Stampa, che come sapete guida la commissione sui LEP, mentre naturalmente è Repubblica che spara a palle incatenate. E allora andiamo a vedere, questo è divertentissimo, perché c'è una pagina 6 di Repubblica dove ci sono le interviste e la pagina è divisa in due, e in genere quando i giornali usano questa formula grafica è per contrapporre due pareri, uno a favore e uno contro, dice Tizio, dice Gaia. No, qui ci sono due interviste ma tutte e due contro, una contro e una più contro. Emiliano, inizia la secessione mite, avremo uno stato conflittuale, il governatore pugliese sentito da Giuliano Foschini. E poi l'ex vicepresidente di Confindustria Stirpe, che dice: esistono già quattro Italie, le differenze non sono un bene. Stirpe, ma le differenze ci sono ora. Come fai a addossare all'autonomia prossima avventura le disuguaglianze che ci sono adesso? Vabbè, questa è la cosa. Non è favorevole all'autonomia nel merito e nel metodo seguito dal governo nemmeno Stefano Folli, che dedica a questo il suo commento, però lo fa con argomenti razionali e con, diciamo, un modo di ragionare che è diverso da questi altri. E invece Monsignor Franco sul Corriere della Sera già vede le bombe sotto il tavolo del governo.
e soprattutto una potenziale bomba orologeria anche nella maggioranza, fare avanzare tre misure delicatissime, regioni, premierato e giustizia, ognuna per un partito della coalizione governativa, rappresenta un'incognita, così Franco che già vede tre bomboni sotto il tavolo del governo. Segnalazioni conclusive. Allora, è godibile, molto godibile, va detto, perché Caruso ha una penna fantastica. Poi, diciamo, non siamo in grado di dirvi quanto sia attendibile la ricostruzione, questo lo possono sapere quelli dentro la Lega. Pezzo di Caruso su Vannacci che va in Europa. E la tesi di Caruso, scritta in modo brillantissimo, è doppia. Di un Vannacci che non parlerebbe con nessuno, avrebbe occupato gli uffici, si sarebbe appoggiato, diciamo, negli uffici del parlamentare uscente Rinaldi, ma al momento starebbe declinando richieste di incontro, addirittura ci sarebbe qualche leghista che dice è evidente che il suo modo di comportarsi è quello di uno che pensa a far da sé, pensa a costruirsi una sua, un suo futuro autonomo, è questo, vedremo. Poi però ci sarebbe un Salvini pronto a una svolta, Salvini si butta sui diritti. Il segretario della Lega adesso vuole sfidare da sinistra la Meloni sui diritti civili e sulle libertà, scopre nuovi mondi. Su Repubblica il sottosegretario all'economia Federico Freni, l'Yves Saint Laurent della Lega, 5 giorni fa ha rilasciato un'intervista importante che vi avevamo segnalato. Ha detto che i diritti non sono una prerogativa della sinistra e che lui non condivide Vannacci sugli omosessuali. Chiosa Caruso, nella Lega non c'è intervista rilasciata che non sia meditata e decisa insieme a Salvini. Quindi, nella tesi di Caruso, Vannacci, campione salviniano, ora penserebbe a far da sé. Salvini, dopo aver usato Vannacci come, diciamo, grande scudo elettorale, cambierebbe posizione e avrebbe incoraggiato Freni nell'intervista di qualche giorno fa. Noi non sappiamo dirgli se sia vera l'una, se sia vera l'altra cosa, se sia vera una e falsa l'altra, se siano false entrambe, non possiamo sapere. L'articolo è però brillante e ve lo segnaliamo. Ultime cose da segnalare, molto bene Camilla Conti e molto male però la realtà che la Conti descrive e che purtroppo conferma tutte le preoccupazioni sulle follie green. Pagina 6 della Verità, la scure sulle case green provoca i primi danni, 2,5 milioni di immobili già in vendita per evitare le ristrutturazioni e c'è il rischio, diciamo così, della svendita, della perdita di valore degli immobili. Nulla sull'Osservatore Romano su Monsignor Viganò accusato di scisma, fa veramente impressione la prima di ieri sera dell'Osservatore Romano. Messico lacuna morta, le udienze papali, la morte di Saman, il confine tra Libano e Israele, il Papa con i comici raccontato da Luciano Littizzetto sull'Osservatore Romano, ma niente sullo scisma. Da ultimo il quotidiano della borghesia, il Corriere della Sera, che è ormai, come sapete, un supplemento dell'Unità, praticamente, è Fontana, Veltroni, eccetera, e poi questo Canfora che dilaga da tutte le parti. Allora oggi Canfora recensisce una serie di libri, fa un ragionamento cucendo una serie di libri, tra cui quello di Bernie Sanders, Bandierone Rosso su l'Internazionale, per fronteggiare il capitalismo serve una nuova internazionale, dice che è il manifesto, no, è il Corriere della Sera. Al di là delle parole della discussione quotidiana, il problema storico da cui abbiamo preso le mosse e che il Novecento ci ha lasciato in eredità sussiste più che mai, tenetevi forte. Come sfidare un sistema economico che non solo appare intrinsecamente incardinato sul principio gerarchico e sull'obiettivo egoistico del maggior profitto, dunque agli antipodi del principio democratico, hai capito? Cioè un'impresa è agli antipodi del principio democratico, ma che divenuto essenzialmente capitale finanziario accentua vieppiù l'abisso tra povertà e ricchezza. Poi dice che Avezzone vede solo comunisti. No, sono comunisti da tutte le parti, siamo circondati, comunisti a sinistra, comunisti a destra. Va bene, e finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè, essendo venerdì finisce anche la settimana di questa rassegna, ma oggi, domani, dopodomani, non dimenticate di prendere Libero in edicola, oppure sito liberoquotidiano.it, oppure tramite app. Buona giornata.